E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald. Siamo qui ancora con FIFA 18, la carriera allenatore con il nostro Benevento. Siamo qui al quarto episodio, sì, quarto episodio. Dobbiamo andare a giocarci la prima partita ufficiale dopo il mercato che non si è ancora concluso e il nostro tour estivo che purtroppo si è concluso in semifinale. Però ci sono arrivati dei soldi, abbiamo comprato dei giocatori. Speriamo di vendere qualcuno e di comprare qualcun altro. Andiamo a giocarci questa partita con il Palermo. Attenzione al Palermo perché non lo so, però forse è una squadra comunque di Serie B, però io credo che sia anche una buona squadra. Ok, allora possiamo andare. Gestione squadra va benissimo così, siamo tutti quasi in forma. Andiamo a giocarci questa partita. Eccoci Direi che qua, vado che d'inizio, siamo prima pallone partiti. toccarlo al Palermo. Match importante, Pier. Entrambe le squadre ci tengono a fare bene. Molto dipenderà dal loro approccio alla partita. Ecco Attenzione a non prendere subito gol la formazione della all'inizio, squadra di campo. Bravo Antei, bravo. Bravo Calabria. Una delle stelle in campo oggi. Iemmello. Ha realizzato tre Cipsa, volte nelle Iemmello. ultime tre Buono partite scambio con giocato con una Memushai. continuità Ajapong. Ci impressionante. prova da Ci fuori. prova. Mamma Sicuro. mia. Da parte del Bene, bene, portiere rimane bellissima, fermo. bellissima azione. Per essere Benevento. Attacco del Attenzione, Palermo, Rispoli. pericolo. Bravo Antei. Allora, Antei, tanta roba, signori. Che Rispoli. poi è cugino del Iaiello. Gabbone, eh. Gabboman. Che ha appena Grande raggiunto i tackle 100.000 difensivo. iscritti. Auguri per i prossimi 100.000. Tanto non mi segue, però. Riconquista Allora, palla, già che il intercettato Comenda da Di Zoli Veneziano nel passaggio. è diventato. Si è iscritto al mio canale, basta. Lì, grande C'è Marco, spazio grandissimo. per andare. Opportunità, Ecco, traversa, perfetto. palla Parliamo di altri fuori gioco. youtuber e Grande chiusura rischiamo di prendere difensiva. gol. Cipsa, Iemmello, Memushai, Memushai. Ajapong. Ajapong, nostro acquisto onerosissimo. Memushai, Attenzione attenzione a all'avversario. Memushai. Efficace quel Mamma portiere a riportare mia. qualcosa anche ai fotografi. Bene così, dai, 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 dai. Oh, Può si è fatto male cambiare con i compagni. Ciciretti. Speriamo non Si sia nulla di riprenderà dunque grave. con un fallo laterale. Si rialza la spalla. Ah, non ci voleva. Attenzione, Coronado. Occasione. Antei ancora, mamma Intervento mia. decisivo. È veramente un animale. Scipsa. Ciciretti. Anche infortunato, ma lui è il capitano Si e avvicina si danna all'area. l'anima. Bellissimo! Se ne va Ciciretti. Dentro a Cerca il Giappone. campo profondo. Mamma mia! Ha evitato guai mettendo il pallone in Niente, out. deve Calcio d'angolo uscire. dunque. Non aggraviamo la situazione. Sì, Pierre. Occhio, occhio Nestorowski. Chiudiamo, Rispoli. chiudiamo. Occhio al cross. Bravo Terza palla del Brignoli. In portiere. due che lo falciano però. Attenzione! Gol solo sfiorato qui. L'ho Pallone vista che brutta finisce qua, non ma lontano dal veramente palo. brutta. Ha strisciato troppo. Se l'avesse presa piena, No, 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 probabilmente. no, no! Palla che Che finisce errore, che all'attacco. errore! Brignoli. Nestorowski. Mamma Portiere mia, che prova il Nestorowski ha tiro. fatto un tiro Tardi. veramente brutto, eh. D'Alessandro lancia Ajapong. Ha spazio davanti a Lancia sé. Iemmello, Palla attenzione, interna. Iemmello, Iemmello! Iemmello! Pietro Iemmello, Avanzata, signori! vedremo come cambierà il 1-0 per il calcio. Benevento, Magliarese sì, stavo provando a dicendo per il spingere per Palermo. farne un altro, se magari si affida alla Contropiede difesa e micidiale, contropiede bellissimo, sfruttare bellissimo. eventuali spazi. Vabbè, ok, siamo contro il Aveva Palermo. tutta la porta Però non spalancata, era sottovalutiamo proprio mai gli sbagliare a quella avversari. distanza. Anche Davvero perché noi troppo siamo il Benevento, facile. quindi occhio. Bellissimo gol, bello, Hanno bello. aperto Mi è le piaciuto. marcature con questo gol. 1-0. E adesso vediamo di chiuderla perché non voglio sorprese, assolutamente. Premia la corsa sulla fascia. Nestorowski, occhio Coronado, Nestorowski, scambiano. Attenzione! Altro pallone in mezzo. Non ci Sì, credo, Pierre. non ci Ottimo credo. gol, nulla da dire. Iaia lo ha segnato. Ma che rimpallo c'è stato? Assurdo, è assurdo. Vediamo. Cerca di dare consolazione dopo questa L'aveva sconfitta. tirata Sembra proprio fuori, il l'aveva posto sbagliato al tirata. momento sbagliato. Autogol di Antei. Hanno Infatti pareggiato dunque viene segnato 1-1. autogol.
Vabbè, tutto da rifare. Avevo appena detto che non volevo sorprese. E infatti. Dai, che la rimettiamo subito a posto. IML ci riprova. Allontana il difensore su questo tiro. Scarica per Cataldi. Attenzione, Memushai ci riprova. Mamma mia, ma chiudono. Finisce il primo tempo qui 1-1. Il nostro un gol bellissimo. E loro hanno tirato fuori autogol di Antei, che era stato fino adesso il miglior difensore della nostra squadra. Lo rimane, però un errore che ci sta, ci può stare. E partiamo con il secondo tempo. Bravo Cataldi, bravissimo. La manovra interrotta D'Alessandro. D'Alessandro ha il cognome che sarebbe il mio nome, perfetto, quindi mi sta già simpatico. D'Alessandro, ancora lui, Memushai. La piazza Memushai, 2-1 per il Benevento e andiamo così. Bellissimo, bellissimo. D'Alessandro ha fatto fuori mezza difesa del Palermo e Memushai la piazza con il sinistro. Perfetto. Bellissimo. Adesso andiamo in difensiva perché sennò rischiamo di fare la stupidata di prima. Memushai, Iemmello, bravissimo. Si è inserito Cataldi. Cataldi! 3-1. Ragazzi, che azione! Cataldi ha fatto un inserimento spettacolare. Guardalo lì. E poi colpo da biliardo. Bellissimo all'angolino. 3-1 per il Benevento. Attenzione, attenzione. Che forse. Poi ho visto gli obiettivi del club. Erano di arrivare ai sedicesimi, ma questa partita fa parte dei sedicesimi. Attenzione. Fa parte dei sedicesimi, quindi l'obiettivo è già fatto in partenza. Infatti me l'ha dato già come centrato l'obiettivo. D'Alessandro ancora, Cipsa, Memushai, mamma mia, calcio d'angolo, bellissimo, bellissimo. La perdiamo di nuovo, attenzione, attenzione, chiudere. Non mi ha selezionato il giocatore. Ancora Iaialo. Allora ragazzi, Iaialo segna soltanto su nostri errori. Allora qui ho selezionato il numero 8, Cataldi. Mi ha tenuto selezionato Costa e quindi non ho potuto chiudere. Va bene. Ah, FIFA. Bel gioco però certe volte veramente. Vabbè, su foot non ne parliamo. Su foot. Poi magari porterò qualche partita della divisione. Sto facendo la Road to Division 1, però la sto facendo. Attenzione, Cipsa, signori, 4-2. Non facciamo in tempo a subire un gol, che ne facciamo subito un altro. Perfetto. Si fa dura per loro. A parlare di foot. Perfetto, la nostra squadra si è caricata ancora di più. Perfetto, 4-2, signori. Risultato adesso sul 4-2. Dicevo di foot che sto facendo, però non la sto registrando. Sono in divisione 7 adesso. Ma è qualcosa di difficilissimo. Attenzione qui. Cerca il traversone. Bravo Costa. Attenzione perché c'è una possibilità. È difficile perché certe partite sono veramente scriptate. È incredibile. Cioè, finché le vedi giocare da qualcun altro, dice ok, magari potresti fare qualcosa di più. Tanto Grignoni ci salva. Però quando le giochi personalmente ti accorgi che veramente certe partite sono scriptatissime. Cataldi. Anche perché ho fatto di quelle vittorie assurde. Ancora un quarto d'ora da giocare. Che l'avversario non toccava palla, ma io non sono capace a giocare già a FIFA. Ci sono metri a disposizione. Quindi anche con una squadra di bronzini sono andato in vantaggio per 2-0 contro leggende. Cioè. Comunque, pensiamo alla nostra partita, dai. Pensiamo al nostro Benevento. Poi magari qualche partita di foot, qualche spacchettamento a metri per crossare. Che non farò mai perché non ho soldi da spendere. Via il pallone. Però magari ve lo porto qui sul canale. Intanto Iemmello si invola sulla fascia. Finta da Alessandro. Memushai, ancora lui col sinistro. Si rispera, giustamente, ma ok, facciamo uscire Memushai, che è stanco.
e se lo merita anche. Iemmello, Cipsa, scambio stretto, bellissimo, velocissimo, Iemmello, rientra sul destro, Iemmello, signori, e qui ci vuole una Dybala mask, assolutamente, dopo questo gol. 5-2, signori, 5-2. Come avete visto, la difficoltà non è cambiata, è che il Palermo mi ha fatto mettere un terzino, vabbè. Può giocare anche lì Lazzari. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Cosa avrà voluto dire? Comunque bellissimo gol. Pietro Iemmello la piazza sul secondo palo e poi Dybala mask. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio. Perfetto, penso che sia chiusa ormai la partita. Struna. Siamo all'85esimo ormai. Cataldi, la piazza sul secondo palo. Cataldi! Signori, 6-2. Sì, beh, Palermo c'ha il possesso palla. Beh, sì, è stato un gol di ottima fattura, però il divario tecnico fra le due. Se poi noi vinciamo. Oh, primo gol con inquadratura speciale. Hanno fatto un altro proprio nei minuti di recupero. Non si accontentano dai 20 metri. Cataldi, la piazza sul secondo palo. Visto anche da un'altra prospettiva. Bellissimo, bellissimo. Danilo Cataldi firma la sua doppietta personale. A quanto pare c'è una distanza insormontabile. E ormai siamo nei minuti di recupero. Sta per terminare questa partita gloriosissima per il Benevento. Punta l'area. Si può dire gloriosissima. Ottimo intervento. Fa niente, quando vinci puoi dire tutto quello che vuoi. Letizia. Cataldi, ancora lui. Oggi è in palla. Vabbè, ormai. Antei chiude. Finisce qui, 6-2 per il Benevento, Palermo a casa, non è mai stata in discussione la vittoria, a parte quando ci hanno pareggiato, ma è stato su un rimpallo, quindi va bene così, benissimo, abbiamo giocato non bene, di più. Vabbè, Pietro Iemmello migliore in campo, quindi il Chievo passa. La Cremonese passa, il Pescara passa contro il Genoa, l'Hellas Verona contro la Pro Vercelli, Novara Carpi. Vabbè, non mi ha fatto vedere tutto. Allora, indisponibile per 5 giorni Ciciretti, si assicuri di scegliere un sostituto adatto. Vabbè, per 5 giorni non c'è problema, signori, non c'è problema, assolutamente. Allora, facciamo allenamento. Beh, non è andato proprio benissimo l'allenamento, però dai, ci siamo, ci siamo. Allora, avanziamo un po' e vediamo se ci arrivano offerte. Ah, comunque per le offerte le ho messi i giocatori sulla lista trasferimenti, che proprio non gliene importa niente a nessuno. Colloqui giocatore, mi sento sollevato, Lazar. Stesse pensando di rimpiazzarmi con... No, non ti preoccupate, l'avevo detto che sei forte. Non ti preoccupare. Allora, andiamo avanti. Serie A, andiamo a giocarci questa partita contro la Sampdoria. Sarà difficile. Questa sarà molto difficile. Lo sappiamo già. Quagliarella è uno dei miei giocatori preferiti. Un saluto a tutti da parte di Piero Gibard e benvenuti a questo match di campionato che vi racconterò col commento tecnico di Stefano Nava. Eccomi qua Pier, prontissimo come sempre, le due squadre sono già in campo. Eccoci qua. Vi attendono solo il fischio del direttore di gara, ancora pochi istanti, si parte. Lazar, dai che forse riusciamo a fare un contropiede. Dai che ci siamo, Iemmello. Occhio, cerca l'area di rigore. Dentro per Cipsa, Cipsa! No! Che tiro bruttissimo! Era un contropiede perfetto. Vabbè, Cipsa ha fatto un inserimento da panico. Non altrettanto però il tiro. Anzi, proprio uno schifo. Attenzione. Il direttore di gara non interviene qui. Doppio passo. Guadagna Merri. Si libera dell'avversario. Attenzione. C'è. Attenzione. Dolberg. Dolberg alla Sampdoria. Casperino Dolberg, il fantasmino. Occhio Quagliarella, occhio che se n'è andato. Buco difensivo. Che si è mangiato Quagliarella.
marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque. Strinic. E la difesa. Cosa fa? No, invece di far uscire il portiere, ha fatto uscire il portiere, ha fatto anche il passaggio. La parata di prima. Bel tiro, gran bel tiro, ma il portiere. Ma no, ma Prignoli cosa ha fatto? Vabbè. Occhio Dolberg, bella chiusura, però occhio Brignoli, tranquillo. No, perché l'ha passata lì? Non ci voglio credere. Ha fatto da solo. Io ho fatto il rinvio. Intervento da punire severamente. Non ci voglio credere. Dai Brignoli. Brignoli, signori, para al rigore. Grande Brignoli. Sì, Calabria, però ti devi muovere. Brignoli para al rigore. Bellissimo. Ci mantiene vivi. Attenzione, Praet, Dolberg. Dolberg, Brignoli. Migliore in campo Brignoli per adesso, eh. Occhio, Gaston Ramirez, Costa. Finito il primo tempo, ok. Ha dato un altro fallo. Ok, 0-0, rigore parato da Brignoli. Perfetto. E adesso vediamo nel secondo tempo di fare qualcosa in più. Via. Dentro per Iemmello, ma non ci arriverà mai. E invece sì. No! Che brutto tiro. Non ci credevo di arrivarci. Invece ci è arrivato. Ci è arrivato anche bene. Poi il tiro, Iemmello, ancora lui. Si vuole riscattare. Dentro per Memushai. Chiedo scudo. Occhio Dolberg, occhio. Antei. Signori, Antei, capo della difesa. D'Alessandro. D'Alessandro di forza. E poi viene chiuso. Comunque D'Alessandro in mezzo due. A Giappongo l'avrebbe persa quel pallone. No, abbiamo preso gol. Brignoli, signori, che parata. Stavo dicendo che gol. Vale come un gol. Migliore in campo oggi Brignoli. Come dicevo, se qualcuno mi sa spiegare perché a volte, soprattutto in foot, io faccio il passaggio in avanti e lui lo fa a destra. Lo faccio a destra, lui lo fa a sinistra. A volte, non sempre, però a volte capita. Certo, non uso il manuale, cioè uso il semi assistito come passaggi e tiri, però se io dico di andare da una parte non devi andare da una parte opposta, puoi sbagliare di qualche grado l'angolo, no? Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Fatemi sapere se sapete il perché. Tanto qua rischiamo di prendere gol a ogni azione della Sampdoria. Dolberg si è mangiato l'impossibile. Ok, facciamo entrare Viola. Che stupidata ho fatto. E non l'ho pagata. Non l'ho pagata. Ho sbagliato totalmente il rinvio. C'è il tocco sulla fascia. Vedete, adesso io l'avevo passata a Iemmello, lui l'ha passata indietro. Non capisco Tomas. Perché. Silvestre. Vabbè, io ho in mente di fare un'azione e mi tocca farne un'altra. Poi magari è migliore. Occhio, eccolo qua. Proprio adesso che pensavo che non segnasse. Facciamo entrare Coda, eh. Casperino Dolberg. Sembrava insuperabile. Allora, mettiamoci in offensiva. Tanto perdere 1-0, perdere 2-0 è uguale. Comunque pensiamo a non prendere un altro gol. Per favore. Pareggiare non pareggeremo mai, perché comunque adesso appena tocchiamo palla l'arbitro fischia. Eccolo. Che cosa ho detto? Va bene, dai. La prima in campionato è andata male. Per un gol non voglio dire fortuito, però
comunque ci siamo salvati con un rigore parato. Parate di Brignoli. 1, 2, 3, 4, 5. No, 4. 4 parate di Brignoli. E all'87esimo ci ha punito Dolberg. Va bene, va bene. Cioè, non va bene, però. 1-0. Bologna-Torino 1-1. Inter 2-Fiorentina 0. Lazio 2-Spal 0. Sassuolo 1-Genoa 1. Udinese 2. Chievo-Verona 1. E questi sono i risultati disponibili. Vediamo un po'. Quindi Inter, Lazio, Juventus, Udinese, Hellas Verona e Sampdoria vincono. Atalanta, Bologna, Genoa, Roma, Sassuolo, Torino e Crotone, no, Torino, ok, vincono e le altre perdono. Quindi noi siamo 17esimi. Dietro di noi c'è Napoli e Fiorentina e Spal. Bello vedere il Napoli dietro il Benevento. Soddisfazione personale, almeno, cioè, dici, almeno sei il Benevento, però. Oh, offerta di trasferimento per Canute. Canute, 320.000 euro. Tanto lui non si vuole trasferire. Però, oh, sempre di meno, eh. Sempre di meno. Allora, Canute. Vediamo un po'. Accettiamola. Mandiamolo al Brescia e facciamogli fare una sua esperienza. Allora, io direi di finire qui con questo episodio, perché abbiamo fatto due partite. Una è andata benissimo, contro il Palermo in Coppa Italia, almeno siamo andati avanti in Coppa Italia. Una è andata abbastanza male, però poteva andare peggio, con la Sampdoria abbiamo perso la prima di campionato, però siamo il Benevento. Quindi, calma. Tranquilli che c'è tempo per salvarsi o per arrivare ultimi. Comunque io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace, lasciate un commento. Fatemi sempre sapere la vostra su questa carriera. Qualche consiglio, qualche critica costruttiva ovviamente. E condividete il video se potete. E seguitemi sui social che trovate in descrizione e sul primo commento. E ci vediamo a un prossimo appuntamento con la carriera allenatore di FIFA col Benevento. E un saluto a tutti da Asbrand.